All'Università degli Studi dell'Insubria mi occupo di storia dell'arte. È un ambito in particolare che da tempo sto approfondendo insieme con gli altri colleghi del gruppo di lavoro, è quello dedicato agli artisti originari delle valli dei laghi lombardo-ticinesi. Maestranze attive nei settori dell'edilizia, della pittura, della scultura, delle arti in generale, operative a partire dall'Alto Medioevo sino al Novecento, che hanno lavorato nei territori italiani, ma anche a vasto raggio in Europa e tra 8 e 900 hanno esteso la loro sfera di influenza sino all'America Latina e il sud-est asiatico. Le ricerche, le indagini, insieme ai tradizionali ambiti storici, artistici, architettonici, hanno combinato anche indagini diagnostiche sui materiali, interagendo con l'ambito chimico-fisico. Tutto ciò al fine di meglio conoscere la loro attività e il creare una serie di progetti di valorizzazione e promozione di quanto questi artisti non solo ci hanno lasciato in giro per il mondo, ma soprattutto nei loro territori di origine.